Francesco Bettella, S2 Aspea Padova. Sappiamo che vai ai mondiali di Montreal. Sì, quest'anno è la mia quinta convocazione consecutiva in nazionale. E nonostante l'IPC mi abbia tolto due gare, tra cui 200 stile, che è la mia di punta, sono riuscito lo stesso a qualificarmi e lo staff nazionale mi ha dato comunque fiducia e per me è già un traguardo essere stato convocato. E che gare farai ai mondiali? Farò i 50 dorso, i 100 stile libero e poi parteciperò nei 200 stile libero con la categoria superiore. Come ti sei preparato per i mondiali? Come ti sei allenato? Beh, quest'anno ho diminuito un po' gli allenamenti rispetto all'anno scorso, anche perché sono in procinto di laurearmi, però l'impegno è stato sempre il massimo e questo è dimostrato dal fatto che ho migliorato anche i tempi che avevo fatto a Londra, quindi è un segnale insomma positivo per me che mi dà una spinta in più. Segnale positivo quindi per regalarci qualche emozione in più ai mondiali, speriamo? Speriamo, e l'obiettivo è entrare in finale in tutte e due le gare in cui sono iscritto. E poi chissà, però il livello è aumentato ulteriormente anche dopo Londra, nonostante appunto sia l'anno post-olimpico, però anch'io sono migliorato e vediamo cosa succede. Che cos'è per te il nuoto? Come? Che cos'è per te il nuoto? Per me ormai sono 20 anni che nuoto, quindi è una grossa parte della mia vita. Passo quasi tutti i giorni in acqua. È diventato anche un modo per sfogarmi, per liberarmi, oltre che a una passione, perché ci metto tanto impegno, tanto sacrificio, quindi non sono professionista, però è come se lo fossi perché è una grandissima passione. Quindi difficile farne a meno, direi. Sì. Ogni anno quando arriva fine stagione non vedo l'ora di smettere perché sono stanco, però dopo due settimane mi torna la voglia, sono in piscina di nuovo. In bocca al lupo per i mondiali. Crepi.